pochettino con la mano pesante. Non è, insomma, siamo qua per giocare. Oltretutto, c'è da dire, ci sono state varie polemiche. Polemiche non tanto per ieri, per la storia dello spirito di tenebra, che ragazzi è stata una tragedia, che il telefono senza fili. Il primo sapeva la storia giusta, il secondo l'ha passata sbagliata, fino a fare un bella peste. Quando ho urlato è stato Ragnar, perché cazzo ci hai attaccato tutti? Per animare la serata! E io stavo parlando con un io morendo, l'ho visto no, che no, Ragnar. Ma tutti. Comunque, allora, dicevo, purtroppo problemi ci sono stati, sia ieri e anche oggi, evidentemente. Problemi di tanti tipi. Non ultimo è stato la battaglia finale. Cosa devi dire? Devo dire una cosa, a proposito della battaglia. Mi dispiace gente che si è offesa. Non vedo ci sia nulla da offendere. Io personalmente non credo ci sia malafede da nessuna parte. Proprio non la vedo malafede. Le cose vanno storte, va bene. Ma una cosa è che le cose vanno storte, una cosa è che le cose vanno storte perché qualcuno. Un re veramente. E il mio sovrano, il re di Trepania, che è venuto qui oggi sotto mentite spoglie per vedere quanto è valorosa la ribellione, per vedere quanto può essere disposto Trepania a rischiare nei confronti di un attacco contro gli orti. E Sir Thomas, il re di Trepania. Mi scusi per averla trattata male tutto il giorno. Slovenia, se vi ho preso in un certo senso in giro, però mi serviva per conoscervi, per sapere qual era il vostro reale valore e quindi se poter mettere il mio acciaio per potervi aiutare. Ho deciso che Trepania vi appoggerà fermamente. Abbiamo intenzione di prendere in giro gli orchi, fargli credere che siamo con loro e fregarli. Abbiamo bisogno anche di voi. I miei uomini sono tutti pronti. Per Trepania! Evviva! Urrà! Evviva! Urrà! Evviva! Urrà! Urrà! Evviva! Urrà! Regnerà la nuova regina! Viva la Trepania! Ad alta voce! Avanti. In ginocchio per la nuova regina! È vero, sì, avevamo molti maghi, però è vero anche si sono comportati molto bene, quindi io volevo ringraziarli personalmente, volevo ringraziare e ringraziamo i figli della luna perché anche loro si sono comportati bene e voi perché comunque è stata una battaglia, era un gioco, ci siamo divertiti e diciamo che anche ci avete fatto io. Intanto ci sia una regina di primavera, se no sembra un'esclusività maschile il gioco di ruolo, no? Evviva la regina! Evviva la regina! Io vorrei